proprio tutti quelli che devo bloccare all'istante, prima di subito cascano tutte le cose qua, ma adesso vado a fare una telefonata, vedrete ragazzi che c'è da divertirsi perché lei è fantastica. Allora, ok, attenzione, attenzione perché la chiamo subito, per chi ha visto, allora, per chi ha visto la pubblicità e lo spot oggi, ecco qua. Allora, vediamo un po', attenzione, eccola qua la locascina che ci saluta, passa veloce, attenzione, eccola, buonasera Giulia! Buonasera Antonio, buonasera a tutti, grazie per avermi ospitato, quindi è una grandissima emozione. Allora, piacere mio Giulia, se no non ti chiamavo, tu non ti chiamavo, non, tu, non ti chiamavo, scusa, ho detto velocemente, allora! Se no non ti chiamavo, allora io chiamo solo miei amici qua e mie amiche, tu fai un lavoro molto particolare, per chi non ha letto oggi la locandina, Giulia Segreti di lavoro, oltre che essere una youtuber, lei fa di lavoro e oltre che fare la doppiatrice, lei legge, fa letture erotiche, giusto? Ecco, volevo fare una precisazione però, perché molti hanno scritto un po' anche con la lingua di fuori qualcuno, no, oggi, mamma mia, cioè fare letture erotiche non vuol dire essere mignota, Giulia non è una mignota, ecco, io la conosco di persona, è una bravissima ragazza, felicemente fidanzata con un ragazzo che la ama tantissimo, domani addirittura avremo anche lui, perché anche lui fa il lettore erotico, insomma avete fatto anche delle cose insieme, però io voglio sapere una cosa da te Giulia, ma come cazzo ci pensate? Cioè, invece c'è chi studia per fare il linguaggio degli sordomuti, lui telegiornale, te la lettura erotica, perché Giulia? Perché tu ami il sesso? Volevo fare una cosa del tutto un po' diversa, nuova, e poi volevo dar voce ai libri e poi fare queste cose che non fa nessuno, quindi ai romanzi erotici che tutti, oddio, tutti santi, e allora... Perché il mondo è pieno di finti santi e finti buonisti, giusto? Ah sì, pieno. Come quelli, Giulia, perché tu, io quando parlo con te... è sempre molto strano perché tu sembri una ragazza molto, fammelo dire molto sinceramente, visto che ti ho incontrato anche di persona, tu sembri veramente un po' una così, no? Che sta sulle nuvole, che quando gli parli non si sa se cazzo ti ascolta oppure no. Invece sei una ragazza molto profonda, molto intelligente, perché queste cose le possono fare le persone intelligenti, certe cose, cose molto particolari, cosa che la gente non capisce. Per esempio il tabù. Il tabù io non lo vedo nel sesso, perché il sesso è la cosa più spontanea e più regolare del mondo. Io il tabù lo vedo nel violentare una donna, nello stuprare un bambino, nel fare le guerre, nell'uccidere. Quello è un tabù dal quale voglio stare scostato e che non mi piace e dal quale voglio prendere le distanze. Non da cose come l'erotismo, come il sesso, cose che comunque sono normali e fanno parte della nostra vita, perché se il nostro Signore o chi per lui ci ha creato, a me se non voleva che ci avevo un'erezione e non mi piaceva le donne, non mi faceva l'ugello, no? Mi faceva un tubo di scappamento per cagà e basta. Allora, visto che ci sono queste cose che io devo usare provando anche passione e divertimento, perché fare il tabù? Ma no, ma questa cosa non si dice, ma questa cosa non si fa, ma vaffanculo, è giusto Giulia? No, giustissimo. Sai quante persone fanno così? Oh no, cosa hai detto? Hai detto cazzo. Ho detto quello, ho detto Dio. Sì, ci sono tante persone che fanno così, poi in realtà nella vita privata fanno peggio, quindi. Appunto, io però ti voglio dire questo Giulia, ma tu devi essere sincera con me, puoi anche dirmi Antonio guarda non mi va di rispondere, non rispondo, anche perché non è una presa per il culo, è una domanda seria, la stessa domanda che farò domani al tuo ragazzo perché avrò lui come ospite. Io ti voglio dire questo tuo fra virgolette mestiere, perché comunque è un lavoro e tu ti ci sei trasferita a Roma per farlo ancora più professionalmente.
sessualmente, eccetera, ha, diciamo, un po' complicato la tua vita privata e sessuale, nel senso che tu sei comunque una persona disinibita, hai dei tabù, hai fatto questo lavoro perché volevi toglierti dei tabù di dosso, oppure lo fai proprio perché non hai tabù? Cioè, fammi capire un attimo. L'ho fatto perché appunto, sì, beh, anche per scoprire un po' una cosa, un po' cose nuove, anche quello, sì, è vero, sperimentarsi sia a livello vocale, perché poi anche un po' di spunto dai romanzi, cioè, quindi no. Aspetta, ti blocco. Sì, anche di praticarlo, perché no? Cioè, nel senso, ecco, non è una cosa da nascondere, cioè, brava, non è che fai che ammazzi qualcuno, però ecco. Brava, però, bravissima. Guarda, Giulia, c'ho subito una domanda per te. Giada Toni Trombetta mi chiede, non so se lo dice Giada o lo dice Toni o lo dice Trombetta, non lo so, però ti chiede: cosa sarebbero le letture erotiche? In cosa consiste il tuo lavoro? Lo puoi spiegare molto brevemente? Sì, allora praticamente apro il libro, un libro erotico, può essere 50 sfumature come After, ci sono tanti altri libri che hanno questi aspetti particolari del successo, e l'interpreto e con la mia voce e poi con gli effetti speciali, queste cose qui, quindi è un'audiolettura erotica, perché appunto riproduci anche il sesso, quindi è una cosa vocale, ecco tutto. Ah, quindi tu riproduci anche l'orgasmo, Giulia? Sì. Cazzo, figo. Silvia, lo vogliamo fare anche noi da domani? Adesso ne proviamo anche uno, io e mia moglie, mentre faccio le seppie con i piselli, gli faccio aprire la busta su quale pisello devo fare l'ansimo. Dove lo proviamo? Allora, ascolta, Giulia, lo sai che sono un gran coglione io. Perché ridevi? Che commento ti ha fatto ridere, Silvia? C'è la voce fuori campo, mia moglie che ti saluta, Giulia, eh? Un abbraccio, è una famiglia straordinaria. Non ho capito, hai una famiglia? Straordinaria, bellissima. Ah, grazie, ce lo dicono tutti. Io e lei ci sentiamo un po' Sandra e Raimondo, perché non sdrammatizziamo molto noi nella vita, insomma, la prendiamo molto così, molto a ridere, perché sennò se non la prendi a ridere la prendi nel culo, specialmente in sto periodo. Quindi noi la prendiamo a ridere, che è meglio. Allora, ti blocco un attimo, Giulia, perché la voce fuori campo, come sempre, ride quando ci sono dei commenti che le piacciono. Vai. Tuo nipote Sara Sebastiano. Sì. Seconda nipote. Allora, qualcuno, e poi ancora non abbiamo fatto niente, perché adesso io chiedo cortesemente, anche mia figlia l'ho mandata un attimo di là, io chiedo cortesemente se state guardando questo video come tutti spesso la sera fate con i bambini, per 2 minuti mandate i bambini di là un attimo, perché ho chiesto a Giulia qualsiasi pezzettino lei volesse farmi, non l'ho voluto sapere neanche io, però qualcosa di, sai che è la pagina di Locascio, e quindi puoi andare tranquillamente, perché nel mio profilo c'è scritto è un profilo senza censure, cioè si va veramente a ruota libera. Spero che ti sei preparato a un pezzettino da farci sentire, così almeno chi non ha mai sentito neanche le audioletture le può ascoltare e poi diciamo come fare a scaricarle, eccetera. Ce ne fai un pezzettino? Ma se hai preparato qualcosa, da che cosa l'hai tratto? Da 50 sfumature. Ah, bene, che pezzettino fai, Giulia? Semplice, ma non è tanto spinto, quindi però beh, cioè ci proviamo, quindi. Però tu Giulia sai che io cerco praticamente di mettere il gelato sul petto di Christian, quindi è una scena un po' che si usa, dai, si fa queste cose, quindi... Cioè lei che mette il gelato sul petto di lui? Lei mette il gelato sul petto di lui, sì, e poi scivola. Vabbè, vai. Vado? Vai. Alzo lo sguardo e lo vedo. Christian mi sta guardando. Christian, io stavo prendendo un po' di gelato, scusa, non volevo svegliarti. Non riesco a finire la frase. Si avvicina. Vuole giocare? Allora giochiamo. Appoggio il cucchiaio colmo di gelato sul suo petto e dico: oh mio Dio, scusa,
di te. Buono, ha un sapore invitante. Chissà se ha lo stesso sapore qui su questo labbro, oppure qui sotto l'ombelico. Posso? Christian guarda e acconsente. Io ti amo tanto. E mi dà un bacio carico di desiderio. Voglio essere legata subito. Finito. Beh, però ascolta, io voglio sapere, aspettana, io ti voglio bene, Giulia, però tu sai che io, allora, tutta sta, sei stata bravissima, no? Però lui gelato, sgocciolato, e cioè, quando è arrivato sotto l'ombelico, voglio essere, cioè, non gliel'ha fatto un pocciolo? Allora! Ah, da sotto, ah beh certo, da sopra, cioè, se c'aveva la tonsillite, ascolta, ascolta Giulia, però tu lo sai che io sono una merda umana, sono un bastardo, tu ormai stasera sei ospite mia e non ti mollo finché non mi fai una cosa, Giulia, me la devi assolutamente fare. Ma anche due. Allora Giulia, mi devi fare in diretta un pezzettino che ti ricordi, dove c'è anche la voce con un po' di orgasmo, perché sennò ancora i bambini sono di là, li stiamo lasciando ancora in cameretta. Vai, ti prego. È certo, vai. Ok. Christian tiene per allacciarsi una stringa. Strano, le sue scarpe non sono slacciate. Sono concentrata sul movimento che le sue dita compiono. Del nuovo un gemito mentre le sue dita raggiungono l'obiettivo. Basta, ti prego, Christian. Ti supplico, lasciami. No, Christian, ti prego. Più su, ti prego. Ok, devo andare più avanti. Una madonna! Cioè, brava! Brava! Mi si è svegliato anche lo chihuahua! Cioè, lo chihuahua stava a dormire, ha drizzato le orecchie, il monopalla, whisky. Brava Giulia, brava! Bravissima! Soprattutto mi fa tanto piacere la tua simpatia, dai. La tua simpatia è imbarazzante perché sdrammatizziamo, e soprattutto sapevi che t'avevi chiamato io e l'avremmo buttata sul gioco, sul divertimento e sulla goliardia. Però adesso invece torniamo un attimo seri. Giulia, poi ti saluto. Per poter, perché voi naturalmente traete un guadagno da questo tipo di letture, per quindi acquistare le letture vostre online, come si fa, Giulia? No, praticamente stanno tutte su YouTube, quindi pure che sono gratis, quindi possono ascoltarle lì sul mio canale, che comunque è sempre Giulia Segreti, quindi sono tutte lì caricate, quindi sono gratis. Ah, Giulia Segreti, andate lì e mi raccomando, non gliela chiedete perché non ve la dai, neanche ve la masterizza, perché lei lo fa di lavoro, ma è felicemente fidanzata, abita col suo ragazzo, poi adesso sono in quarantena, hai voglia a provare le letture erotiche, eh? Una madonna, tutto lui giorno a buttare il gelato sulla panza, eh? Dai, e io, va bene, allora domani sentiremo anche, saluteremo anche il tuo fidanzato, il tuo compagno Mark, anche lui simpaticissimo. Giulia, sei stata come sempre molto carina, molto gentile, hai giocato con me, con tutti noi, e sei stata anche molto apprezzata, perché tutti ti stanno mandando lo smile e l'emotion con lo smile. Grazie Giulia, buona vita e buona quarantena, un abbraccio. Grazie anche a te, davvero gentilissimo, grazie a tutti, grazie di cuore, grazie, un vero piacere e onore. Ciao tesoro, ciao. Ciao, ciao, ciao Antonio, ciao a tutti. Ciao, 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 ciao. Eccola là, io ho conosciuto questa ragazza tanti tanti anni fa, perché lei veniva a vedere i miei spettacoli, mi ha incuriosito un po' il suo mondo, come sapete, no? Io che ho sempre trattato gli argomenti sessuali con molta disinvoltura e molta tranquillità, ecco, apposta, è arrivata mia figlia proprio adesso.
e comunque ci tenevo a invitarla una sera a casa mia. Allora, Chiara, per tutti i bimbi e le bimbe che adesso sono tornati invece, perché non parliamo più di queste cose e quindi sono venuti a trovarci, voglio, prima di chiamare Demis, che facciamo salutare anche dai nostri cagnolini stasera tutti e due. E allora, bimbi, bimbe che state guardando la nostra pagina Facebook, la nostra diretta, prima vi faccio salutare da Giuditta. Giudittina, amore, amore di papà. Ciao, saluta i bimbi e le bimbe, amore, dai. Amore, ma devi salutare i bimbi e le bimbe, Giudi. Girala un po' un attimo. E oh, devi salutare, eccoli, i bimbi e le bimbe. Ciao, ciao. Sì, i bacini a Chiara, tanti. Eccola qua. Va bene, benissimo. E adesso anche da Whisky, che è lì che dovete vedere Whisky, che è lì che, come dire, ma a me non mi chiamate perché anche lui è abituato, è pronto. Eccolo qua, Whiskettino. Eccolo qua, anche Whisky è pronto a salutare tutti i bimbi e tutte le bimbe che tutte le sere ci guardano. Eccolo qua, l'amore di papà suo, lui. Bene. E allora io saluto con un grande, grandissimo abbraccio gli amici del 118 di Osimo, ragazzi, tanto, tanto buon lavoro, tanta, tanta fortuna e grazie, grazie veramente per tutto quello che fate, ragazzi. Allora, TikTok, cosa devo dire? No, che? No, apriamo un provino TikTok, eh? No, no, apriamo il profilo TikTok. Allora, io e Chiara apriremo il profilo TikTok nei prossimi giorni. Invece, da domani mattina faremo una prova sulla mia pagina Instagram. Io vi chiedo però, allora ve lo scrivo, almeno lo vedete. Allora, vi chiedo cortesemente di... allora, vi chiedo cortesemente di, se avete Instagram, di cliccare su questa pagina qua, che è Antonio-Daieio-Locascio, perché da domani mattina noi 5 minuti con la Locascina faremo un saluto generale per vedere un po' come va anche la situazione sul mondo Instagram, perché alcuni della mia produzione mi hanno detto: ma guarda che tu continui a ostinarti su Facebook, ma anche Instagram è una piattaforma molto giovane, molto bella, Io sinceramente su Instagram ho pochissimi seguaci, ve lo dico, non arrivo neanche a 9.000, su Facebook siamo tanti, siamo quasi 154.000, quindi riesco a gestire meglio Facebook e mi trovo ormai più a mio agio, però questo non lo abbandono sicuramente, magari chissà se in contemporanea facciamo Facebook, Instagram, poi vediamo. E poi la Locascina mi ha detto che mi vuole insegnare a fare qualche TikTok, non so che cazzo vuole dire, però sicuramente sarà qualche figura di merda e quello va bene da parte mia, però tanto ormai ci sono abituato. Ma io sono felicissimo perché in questi ultimi minuti della diretta, come ogni sera, c'è, arriva lui, arriva il campione, arriva quello che i dischi li fa suonare, cantare e ci fa ballare sui divani con gli zoccoli, le zeppole, l'infradito. Attenzione, perché adesso arriva lui, ladies and gentlemen, madame et messieurs, signori e signori, ragazzi e ragazze, uomini e donne. Gli ha fatto male. Gli ha fatto male, sentì le audioletture. Dai, io! Ciao! Ciao fratello mio, mai sentito Giulia, che voce super sexy, tenendo conto. Senti, quando ci vediamo, Demis, la prima cosa che faremo, sappi che io verrò a casa tua con un gelato, con un cornetto algido e la proviamo questa cosa, io e te, e tu che mi dici legami sul letto, e io che te leggo sul letto e te sfascio casa e poi me levo da lì coglioni, mangio un gelato e vado via. Vabbè. c'è qui la Locascina che ti saluta, la ciao, vedi? Dennis. Ciao Chiara, ciao Silvia, eccolo qua. Allora, come stai, Chicco, tutto bene? Tutto bene, aspetto con ansia il vostro profilo TikTok, così ci sfideremo a colpi di TikTok.
Ma guarda, io sinceramente, mi spiega tutto lei. Io non ci sto perché li ho visti ogni tanto li vedo, però sono un po' nel senso che farò, io già le faccio de mio le figure de merda, cioè lei vuol farmele fare veramente a tuo. Poi dopo lei sai che c'è tutte le sere, ci sono i suoi compagni di scuola, i suoi professori, i suoi amici, le sue amiche che guardano sta diretta e io comunque. Faccio sempre la figura de merda. Tu pensa che Chiara, quando faceva la prima elementare, quando andò in prima elementare, tutti i bambini raccontavano alla maestra che il mestiere faceva il papà, no? Allora, mio papà fa il carabiniere, mio papà fa il medico, mio papà ha un negozio di abbigliamento, mio papà, il tuo Chiara, il mio fa Locascio, capito? E quindi, ah, Locascio, veramente, ma Locascio! E da lì è finita la mia vita, insomma. Quindi, è questo anche il bello, perché poi abitiamo in un paese, il bello del paese. Che siamo, poi dopo io non sono più ormai né per i genitori né per i suoi amici, non sono più Antonio Locascio, ma no, sono semplicemente il papà di Chiara che si diverte con tutti i bimbi. Saluti dalla Svizzera, Stefania Liberti. Antonio, puoi salutare Antonella, Gabriele, Squarcia, ci tiene tantissimo, ti stanno seguendo, certo. Ciao Antonella e Gabriele Squarcia, vi voglio bene, grazie. Intanto Giulia continua a prendersi veramente tantissimi complimenti, ma sì, ma se li merita perché poi è una ragazza di una genuinità e tranquillità. Che persona è Giulia, Silvia? È veramente una ragazza carinissima, veramente. E io sapete che vado in cerca solo di queste persone qua, perché di merde umane già ne è pieno il mondo, non me le vado certo a cercare per anche invitarle nelle mie situazioni. Se tutte le donne fanno come lei, invece di trattare uomini di brutte, le relazioni funzioneranno. Oh, Anna Maria, io non so chi tu sia, ma io ti bacio e ti rispetto. Allora, mi fermo un attimo e rileggo il commento di Anna Maria. Anna Maria, hai detto una cosa incredibile, veramente, perché molte volte si dà colpa agli uomini e io mi vergogno tante volte di essere un uomo perché le donne, io lo dico sempre, bisogna picchiarle tutti i giorni o con un bacio o con un fiore. Chi picchia una donna diversamente non deve essere neanche arrestato, deve morire, perché le donne non si toccano, le donne non si toccano, le donne non si toccano. Però certe volte... anche la donna magari è troppo per scontato l'uomo. E io non perché mia moglie è qui davanti a me e comunque, però io devo dire che su questa cosa mia moglie è sempre è stata ha avuto sempre e famo a capice molte attenzioni, perché comunque è così. Tu devi avere le attenzioni nei confronti di tuo marito come l'uomo le deve avere nei confronti della moglie. Anche l'abbigliamento intimo vale tantissimo. Però donne, quando andate a comprare l'abbigliamento intimo, non vi portate mai mia figlia. Perché adesso vi racconto questa. Allora, mia moglie, Demis, ascolta questa che manco la sai tu. Mia moglie è andata un giorno con Chiara a comprare eravamo in un centro commerciale, entra dentro un negozio di biancheria intima per comprare dell'intimo per lei e prende delle mutande normali per lei e poi prende un perizoma e si mette in fila. Chiara arriva, gli guarda, gli fa pia lu perizoma davanti al cassiere. Cosa ti ha detto? Ti dovresti solo vergognare, me l'ha tolto dalle mani e l'ha rimesso a posto. Così la promozione era 3 per 2 e io l'ho dovuto pagare un paio di mutande a prezzo intero e E gli ho l'uberizoma sta detto ancora sull'attaccapanni, capito? Questa è mia figlia. È come una volta è venuta con me in un negozio d'abbigliamento. che era bellissima. Allora, Demis, dovevo regalare una maglietta a Silvia. Dico, Chiara, dai, vieni con me che devo fare un regalo a mamma. Gli faccio alla commessa, dico, mi dai quella maglietta lì, l'avevo vista in vetrina. Mi fa, ah, ci hai visto bene, questo è un pezzo che è arrivato, l'abbiamo appena messo oggi in vetrina, un pezzo unico, bello, bello, bello. Di quello sai però, no? Lo dovresti sapere, un negozio pieno, io volevo fare lo sborone. Io sono Locascio, io sto avanti. La Locascina mi guarda e mi fa, stai talmente avanti che te si perso, davanti a tutti.
Quindi ecco, diciamo che queste sono le figure di merda che ci fa fare mia figlia, ma va bene così, non vorrei che fosse diversa in ogni momento della mia vita. Allora, fratello mio, siamo pronti per il primo disco? Pronti? Aspetta, aspetta, c'è Dennis Canil che sta guardando? Mi dici? Ciao Dennis, ti voglio bene, dai un bacione a papà Mauro e a mamma Sabri. Vi voglio bene, è finito tutto, spero che ci incontriamo presto. Vai fratello! I love you baby, I love you baby. Mi so che c'è una stanghetta di notte per me. I love you baby. Mamma mia! Racconta a tutti il giorno più lontano possibile che sarà, quando devi mettere questa canzone? Quando? Al mio? Al tuo? Funerale. Ah, senti, ha detto la signora... Dennis, ricordati, io sarò il più tardi possibile, ma quando succederà non mi mettete quelle canzoni tristi, questa qui. Va bene? Segnata, segnata Silvia, tranquilla. Ecco. Allora, quando ci sarà... Quando ci sarà il funerale della voce fuori campo, tu metti questa e io invece ne canterò un'altra io a cappella, ok? Che sarà grazie signore, grazie. Ok, allora no. alza il volume, stanno dicendo Dennis Isco, io ho avvicinato lo schermo del tuo telefono alla faccia tua su Radio Arancia. Cioè sono ottimo. Avanti come che bello, sono contento. Alessia Spreca, ciao. Roberta Pulita, ciao. Fiorella Storani, ciao. Tante persone, saluti da Torino. Roberto Cermignani, Sabrina Ciullo, scusa top, le donne si devono amare, brava Donatella, bravissima, le donne si devono amare, anche quando uno ha una donna come mia moglie, brava, ben detto Anna Maria, ti adoro, sei un grande, dai, devi dire qualcosa, tu devi dire... io ho detto le donne si devono amare anche quando uno ha una moglie come mia moglie, e tu devi dire anche gli uomini si devono amare quando uno ha un marito come mio marito, dillo! ti ma adoro, amore. È rimasta, mia moglie è rimasta basita, ti adoro, sei un grande Moria Marsili, grazie Roberta De Angeli, bravo Antonio, ti stimo tantissimo, grazie, ci fanno tanti cuori, ci mandano tanti cuori, Chiara numero uno, Cappelletti Emma che ti saluta Chiara. Ciao. Vai Demis, allora Demis, mi stanno solo scrivendo gli ultimi messaggi che sto ricevendo, vai Demis, e allora te lo dico anche io, vai Demis! Mamma mia, Ivana Spagna! Oh! Che bello, ti saluta lo tacchio. Claudia Poli, ciao lo cascio. Grande Chiara, ciao. Hey, ah no. Mamma mia, call me Ivana Spagna, grazie Demis, anche stasera,
con la tua musica ci hai fatto impazzire, li hai fatti ballare tutti, e non so se tu riesci tutte le sere a vedere tanta gente che scrive anche a te le cose belle che scrive a me, veramente ci vogliono bene, abbiamo creato un appuntamento incredibile. Io vi dico già da adesso che anche domani sera andremo in onda, poi venerdì io mi prendo una serata di pausa perché ho uno spettacolo in soffitta e poi dopo ho un'ospitata in cantina e devo fare poi le 3 della notte in garage, quindi no, a parte gli scherzi, venerdì non saremo in onda, ritorneremo sabato e con appuntamento a casa Locascio, però grazie. Grazie di cuore Demis, perché in questi giorni e in questo mese che ormai è passato e siamo entrati nel secondo mese, sei stato come sempre una spalla a distanza che io penso abbia in qualche maniera anche rafforzato non solo la nostra amicizia ma la nostra unione professionale, perché ci siamo aiutati a vicenda in tante occasioni. Poi quando tu vorrai, ci racconterai, magari prima di mettere un disco, mi dirai: Antonio, devo parlare io, devo dire una cosa, e mi dirai quello che vuoi tu, e ti prenderai i tuoi spazi, perché fino adesso abbiamo fatto parlare solo la tua console e i tuoi dischi, magari una volta le persone avranno voglia di sentir parlare anche te, ma quello lo deciderai tu quando, ok? Sicuramente sì, grazie di cuore in primis a te e a tutti voi che ci guardate, ci seguite, ci ascoltate, e ricordo che ogni sera a fine diretta comunque vi leggo tutti. Ciao a tutti, grazie. Demis, ti do una notizia tecnica che non so se hai visto. Allora, tutte le sere a fine diretta intorno alle 1.500-2.000 persone, più non so se si riesce a fare un calcolo anche con la televisione, questo lo sai tu, non lo so, che ci guardano. Però ti devo dire una cosa tecnica, che lunedì sera quando abbiamo fatto lo special sulla partoriente e la partorita abbiamo fatto oltre 7.000 presenze che hanno guardato la nostra diretta, quindi è stato record veramente, tutti si immaginavano mia moglie con la patonza all'aria a fare chiaro, ok? Sicuramente c'è puntata epica, ho visto, ha avuto un enorme riscontro. Mauro Monteverde, sei simpatico, ma il doppiatore marchigiano è top. No, ma scherzi, il doppiatore marchigiano è meraviglioso, i numeri uno, i più grandi di tutti, ma anche come i barzellettieri marchigiani sono i più bravi di tutti. Io sono l'ultima ruota del carro, no, loro sono bravissimi, loro sono i numeri uno, tutti sono più bravi di Locascio, tutti, bravi. Hai fatto bene a specificare che io sono simpa, ma manco tico, non ha finito manco simpatico. Io sono simpa, ma il doppiatore marchigiano, sempre sia lodato, che il ciel ci aiuti, se uno vuole dire qualcosa sul doppiatore marchigiano e anche sui quelli che raccontano le barzellette che mi raccontava mio nonno, ma bravissimi, ma ci mancherebbe altro. Ok, vi voglio bene. Ciao Demis, perché ridi Demis? Demis, perché ridi? Perché ridi? No, mi sono riappirato di ricordi, scusa. Ti voglio bene, ciao Chicco. Ciao. Bene, ok, allora io il simpa vi saluta, la tica è anche simpatica, tutti insieme, oh madonna, allora attenzione perché salutiamo e vi facciamo salutare, stasera abbiamo sforato Chiara 9:15, cioè una roba finta, quasi c'è. Un'ora di diretta, c'è. Vi facciamo salutare dalla voce fuori campo, ciao, ok, mi prende per il culo pure i pesci rossi a me, vabbè. Ok, grazie a tutti e noi chiudiamo come sempre la nostra diretta dicendovi, dando appuntamento a domani, che se fossi Barbara D'Urso vi avrei detto col cuore, ma visto che sono Locascio vi dico con la mucchina. Ok, grazie a canale 210 di Arancia Network, grazie a voi, vi voglio bene, ciao, a domani. A domani.